La scorta purtroppo limita la libertà. Chi vive sotto scorta è perché ha ricevuto minacce di morte, nel mio caso soprattutto più minacce, perché do fastidio soprattutto nelle varie piazze di spaccio di tutta Italia, da dove cerco di fare la mia azione pastorale, cercando di sensibilizzare soprattutto anche le coscienze, dando un messaggio che la vita è un dono e soprattutto anche per i giovani che non si devono bruciare la loro vita attraverso l'uso anche delle droghe, perché la droga uccide, la droga è un grande bluff. Quindi portare una nuova cultura di vita. Rifarebbe le scelte che ha fatto, visto appunto quello che è accaduto? Sì, credo che vivere ogni momento della nostra vita in pienezza, quindi credo che l'impegno civico che è previsto dalla Costituzione, perché io prima di essere prete sono cittadino, quindi tra Costituzione e Vangelo, non c'è rischio senza Vangelo e non c'è Vangelo senza rischio. Qual è il messaggio che vuole dare a questi ragazzi? Di essere se stessi e di vivere il proprio territorio, perché il territorio appartiene a loro e quindi anche loro si devono impegnare per migliorare le sorti anche di questo territorio, perché il bene comune è bene di tutti. Il coraggio le arriva da Dio o è una cosa innata, insomma, in lei come persona? Il mio capocantiere è Gesù Cristo, quindi il coraggio me lo infonde lui attraverso il suo Santo Spirito e poi comunque la forza anche della preghiera come sacerdote, che mi aiuta anche a sapere comprendere il nostro tempo alla luce anche della parola di Dio.